Ciao ragazze, allora eccomi qui con un nuovo video dei prodotti finiti del mese. Siamo a maggio, i prodotti finiti sono del mese di aprile, come sempre in collaborazione con la fantastica Serena Sirio Makeup, alla quale mando un enorme bacio. Con la mia solita bustona con i prodotti terminati, devo dire che questo mese non ho terminato tantissime cose, ma comunque ci tengo a mostrarvele. E parto a random. Allora, primo prodotto terminato è stato lo shampoo Dimension, questo qui verde 2 in 1 con shampoo e balsamo per capelli grassi, azione riequilibrante. Allora, questo qui l'ho pagato 1 euro e devo dire che mi è piaciuto abbastanza come shampoo. Pulisce bene i capelli, sui miei capelli grassi ha fatto un buon effetto. Come una mia iscritta aveva fatto notare, diciamo, uno shampoo per capelli grassi non sarebbe stato l'ideale insieme al balsamo, che diciamo il balsamo va sulla cute come lo shampoo, ma devo dire che non mi ha creato nessun tipo di problema, non mi ha fatto ungere i capelli prima e quindi ve lo consiglio se lo trovate. Un prodotto davvero valido, poi economicissimo. Altro prodotto terminato è il bagnoschiuma Vidal, questo qui alla ciliegia e mela rossa, Fruit Mix. Spero che i prodotti si vedano bene perché sto registrando con la luce artificiale. Comunque mi è piaciuto tantissimo, profumazione fantastica. Si sente tantissimo la ciliegia, prevale di più rispetto alla mela, mi piace tantissimo. 500 ml di prodotto pagato 1,20 euro. Ottimo prodotto. Poi, altro prodotto terminato è questa qui, crema fluida corpo per pelle secca e disidratata, della Caloderma. Questa qui con burro di karité e olio di mandorle dolci. Questa qui che vi ho mostrato anche in altri video con la pompettina è 400 ml di prodotto. Mi è piaciuta tantissimo questa crema, l'ho davvero adorata. Si assorbe in fretta, profumazione gradevole e delicata, idrata bene, quindi ve la straconsiglio. C'è scritto proprio non unge ed è vero perché si assorbe davvero in fretta. Ottima crema. Poi, altro prodotto terminato, deodorante Dove Invisible. L'ho acquistato perché mi piace tanto. I deodoranti Dove mi durano tantissimo, ma come vi ho già detto, quello col tappo azzurro mi lasciava gli aloni sui tessuti, quindi punto sempre sugli Invisible. E questo qui, come potete vedere, è terminato del tutto. Mi è piaciuto, dura a lungo, profumazione gradevole, anche se non è una delle mie preferite, ma comunque è un ottimo deodorante e l'ho anche riacquistato. Poi altro prodotto terminato, dischetti di cotone Quick, questi qui che acquisto al discount del Lotion, 70 dischetti, 45 centesimi, davvero ottimi, non si sfaldano, morbidi, economici e validi. Poi altro prodotto terminato, stick labbra della Equilibra al burro di karité, vitamina E, olio di jojoba e olio di carota. Fantastico prodotto, 100% naturale, privo di oli minerali e siliconi, senza parabeni e glutine, delicatamente profumato, senza allergeni. 5,5 ml di prodotto con 12 mesi di scadenza. Lo stick è questo qui, Equilibra. Vedete, terminato del tutto, vuoto, davvero vuotissimo. L'ho scavato anche all'interno, non so se si riesca a vedere. Fantastico, profumazione ottima, idrata benissimo le labbra, uno dei miei stick labbra preferiti, fantastico, senza schifezze, straconsigliato. Poi, altro prodotto terminato è la crema alla vaniglia nera, crema per il corpo di Bottega Verde. Questa qui mi è uscita nel kit di benvenuto, quindi è un 50 ml, non un 200 come la full size, aperta, anche questa qui vuota, scavata. Mi è piaciuta tantissimo. Sia come profumazione, si assorbe in fretta, l'ho inserita anche nell'ultimo video dei top e flop, vi lascio il link. Fantastica, tutti i punti a favore, tutti i punti positivi questa crema, fantastica. Se vi piace la vaniglia, questi profumi dolci, straconsigliata. Poi, altra crema terminata è questa qui al cacao e pistacchio della Yves Rocher. In realtà è una crema mani, ma io l'ho utilizzata come crema corpo. Me la stavo dando in faccia.
profumazione molto molto gradevole, si sente abbastanza il cacao, però più che il pistacchio sembra una mandorla, ma quel profumo dolce, diciamo, non molto stucchevole, perché a me, come sapete, vi ho fatto una testa enorme che la mandorla non mi piace tantissimo l'odore di mandorla. Ma questo qui è gradevolissimo, una consistenza abbastanza densa, che si assorbe in fretta anche sul resto del corpo, nonostante sia una crema mani, idratante, mi è piaciuta tantissimo, utilizzata come crema corpo, si assorbiva in fretta e questa qui era un'edizione limitata di Natale, quindi non penso riusciate a trovarla, comunque molto molto valido come prodotto. Poi, altro prodotto terminato, saponetta Niar, l'ultima saponetta che mi era rimasta. Questa qui, sapone neutro al latte con vero latte, si trova all'Eurospin, 3 saponette per 1 euro. Io la utilizzo per lavarmici il viso e mi trovo davvero benissimo, delicata, perché comunque è una saponetta indicata per bambini, 125 grammi di prodotto, comunque se le trovate ve le consiglio. Per me che ho una pelle grassa, diciamo, va a detergere bene e non tira il viso. Poi, altro prodotto terminato è questo campioncino, un altro di Diego Dalla Palma, effetti speciali, cristalli illuminanti per capelli brillanti e filmati. E questa qui la confezione, come potete vedere, è un campioncino da quanti ml? Non c'è scritto, no, non c'è scritto quanti ml sono. Comunque sono dei cristalli liquidi per capelli, so che sono pieni di schifezze, ma comunque li sto utilizzando. Ne ho un ultimo da terminare e mi piace perché ha un odore molto molto buono. Poi lo applico a capelli bagnati prima di asciugarli e me li rende molto morbidi, e poi li ho applicati anche sui capelli asciutti quando risultavano un po' crespi, giusto un goccino tra le dita sulle lunghezze, e me li ha resi davvero morbidi. Comunque è un buon prodotto, però comunque non penso di comprare la full size. Poi altro prodotto terminato che ho intaccato qui, altrimenti mi si appiccicava tutto nella busta, ed è una ricarica per il rullo scaldacera. Scusate i rumori di carta, infatti si è appiccicata tutta la carta, ed è una ricarica per il rullo scaldacera. Questo qui è della Biovax, cera depilatoria alla mela verde, 100 ml, pagata 1,50 euro, se non sbaglio nelle profumerie Mallardo o in un'altra profumeria, non ricordo benissimo. Comunque, come potete vedere, è verdissima proprio come la mela verde e mi è piaciuta abbastanza, devo dire, mi ci sono trovata bene. Della Biovax, non so se riuscite a leggere. Comunque, abbastanza valida, e l'ho terminata. Ultimo prodotto, e la bustina è vuota, è un prodotto di make-up e finalmente è lei, la palettina di Essence, il Quad 01 Ciao Bella. È finalmente terminato! Yuppie! Ho finito tutte le cialde e devo dire che un po' mi manca. No, non è vero. L'ho utilizzata tantissimo per tutti i giorni, colori neutri, beigeolino, color carne, dei marroncini, ma ormai ne avrete le scatole piene. È finalmente terminata e getterò la confezione perché non penso possa servirmi. E quindi l'unico prodotto di make-up è lui, ma mi sono tolta un peso, diciamo. E niente, ragazze, quindi questi sono i miei prodotti terminati del mese di aprile. Trovate come sempre nell'info box il link del video del canale di Serena. Passate come sempre a dare un'occhiata e non ve ne pentirete, perché Serena è una donna fantastica. E se non la conoscete ancora, ma penso sia impossibile, passate nel suo canale. Mando un enorme bacio a Serena, un enorme bacio a tutte voi e al prossimo video. Ciao ragazze!